Già su questa terra possiamo anticipare in ogni momento qualcosa del paradiso che ci attende. Maria Vergine è presente e ci ascolta soprattutto durante la recita devota del Santo Rosario. Gesù si offre quotidianamente in corpo, anima e sangue, soprattutto nell'Eucaristia, perdonando i nostri peccati attraverso il sacramento della riconciliazione. L'angelo custode ci protegge personalmente insieme agli altri angeli. Nella comunione dei santi possiamo in qualsiasi momento chiedere la loro intercessione. Quando abbiamo a che fare con il prossimo, è Gesù stesso che chiede da noi attenzione e rispetto. Quando soffriamo compiendo la volontà di Dio, significa che lo amiamo. Quando amiamo, è Dio stesso in quell'amore, per cui se abbiamo fede, siamo proiettati nel paradiso dell'aldilà.